Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Pepperacca Collectibles e buona domenica a tutti. Siamo sempre qui, come ogni domenica, con le news della settimana. Una settimana non troppo ricca di contenuti, a dir la verità, anzi un paio, quindi sarà un video abbastanza breve. C'è stato un rilascio in casa Marvel, sempre ovviamente da parte di Hot Toys, il primo della lunga serie che abbiamo visto anche nella settimana scorsa, quindi di quel planning di uscite, di release che avverrà nei prossimi mesi. E poi un nuovo annuncio proprio venerdì agli sgoccioli della settimana, quando sembrava che non venisse rilasciato più niente, non venisse annunciato più niente, invece è arrivato l'annuncio in casa Star Wars di Kit Fisto. Quindi ragazzi, cominciamo subito con il vedere Black Panther, ovvero l'unico rilascio di questa settimana in casa Marvel da parte di Hot Toys. E sto parlando della Black Panther, ovvero Shuri, tratta da Wakanda Forever. Un bellissimo pezzo, secondo me, per quanto io rimanga sempre affezionato a T'Challa, quindi vi invito intanto a recuperare l'unboxing e recensione di Black Panther, la versione 2.0 dell'Original Suit di T'Challa, perché è un pezzo bellissimo. Però, cosa gli vogliamo dire a questa Black Panther, a questa Shuri? È veramente stupenda. Ormai la Black Panther ufficiale, dopo il tragico evento dell'attore appunto di Black Panther. Quindi, da Wakanda Forever, il Black Panther definitivo è proprio lei, Shuri. Un pezzo bellissimo che già si vede qui da qui, ragazzi. Le fattezze sono quelle della 2.0 di cui vi parlavo poco fa. Quindi il costume, anche se non ce l'ho qui davanti, mi sembra quasi di sentirlo. È un costume fenomenale, davvero bellissimo, con tutta quella texture fatta una specie di triangolini, bellissimo. E inoltre, ragazzi, guardate il lavoro che hanno fatto sul head sculpt di Shuri, che sembra essere anche rispetto al prototipo migliorato tantissimo. È veramente lei, è nulla da dire, secondo me è un pezzo veramente unico per gli amanti di Black Panther, soprattutto per gli amanti di Shuri, cosa che io non sono tantissimo, sinceramente. Come possiamo vedere, c'è questa nuova feature del costume che è luminoso e riflettente, penso ai raggi UVA, ai raggi UV, e questo è il riepilogo solito che fa Hot Toys. Quindi possiamo vedere il doppio head sculpt, quindi faccia senza maschera, faccia con la maschera, questa nuova feature del costume, qualche paio di mani e ovviamente un paio di armi che dovrebbero essere i guanti in vibranio, se non mi sbaglio, e la lancia. Ovviamente solita basetta Marvel per quanto riguarda Hot Toys, basetta esagonale con il logo di Black Panther. Andiamo a leggere qualche dettaglio aggiuntivo per quanti di voi o l'hanno già preordinata, quindi magari a breve ce l'avranno anche tra le mani, anzi fatemelo sapere se è così, ragazzi, o per quanti invece siano interessati a volerla acquistare adesso. Abbiamo quindi tutte le fattezze di Shuri di Black Panther tratta da Wakanda Forever, 28 cm di altezza, un po' più piccolina, 30 punti di articolazione e 7 paia di mani che si alternano tra pugni, mani per impugnare le armi, eccetera, eccetera. Il costume, appunto, è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, fantastico secondo me. Un paio di, appunto, di guanti di vibranio, quelli classici che utilizza Shuri, e una lancia. E ovviamente la basetta. Stiamo parlando, prezzo sideshow, di 255,98 euro, quindi all'incirca saranno intorno ai 290-300 euro qui in Italia. Quindi, ragazzi, come al solito, fatemi sapere cosa pensate di questo pezzo e se magari ce l'avete, mandatemi anche sui miei social qualche foto, qualche video, perché sono veramente molto curioso. Veniamo adesso invece al pezzo forte della giornata, ovvero Kit Fisto, almeno per quanto riguarda gli amanti di Star Wars. Kit Fisto, il maestro Jedi, che in realtà era nell'aria già da anni, ragazzi, nemmeno da mesi, da anni. Era comparso una sorta di prototipo anche su Sideshow stessa e sarebbe dovuto uscire, cioè sarebbe dovuto essere annunciato, scusate, già anni fa. E invece Hot Toys, proprio appunto come vi dicevo in apertura, venerdì ne ha annunciato la lavorazione, insomma.
Questo è il prototipo, come possiamo vedere è fantastico secondo me, 12 pollici e 8 dovrebbe essere quindi leggermente più alto del solito, forse un 32-33 cm, poi verifichiamo. E quello che mi colpisce particolarmente sono, oltre alle fattezze del volto che è stupendo, anche le mani sono realizzate appositamente appunto per Kit Fisto. Abbiamo gli avambracci, come abbiamo visto in Mace Windu, gli avambracci per andare a ricreare il Kit Fisto, diciamo, di Clone Wars, una feature abbastanza carina. E vi volevo far vedere i capelli, che secondo me sono molto belli. Saranno in plastica morbida, qui intanto lo vediamo in varie altre fattezze. Mi sa tanto, ragazzi, che il mantello, la cappa, diciamo, da Jedi non sarà cablata, da quello che vedo da qui, e questa cosa mi fa storcere un po' il naso. Qui lo vediamo appunto proprio con Mace Windu, e volevo far vedere appunto i capelli, che sembrano essere appunto di una plastica morbida, e questi due davanti, questa sorta di tentacoli appunto qui davanti, che io chiamo capelli, dovrebbero essere leggermente modificabili nella forma, però non ho ancora visto nulla al riguardo. Io in realtà sono molto contento di questo annuncio, perché ci voleva proprio, e sogno di potervi creare quello che è il consiglio Jedi proprio con delle doll 1 a 6, quindi mi aspetto Chiadi Mundi e tutti gli altri magari. E volevo farvi vedere quindi, qui vediamo un'altra parte, eccola qui, qui i tentacoli, quindi questa sorta di dread tentacoli di Kit Fisto, molto caratteristici, e guardate l'head sculpt, ragazzi, veramente nulla da dire, eccezionale secondo me. Adesso vediamo un attimino quali sono i dettagli. Kit Fisto, innanzitutto non vi ho detto che è tratto da episodio 3, quindi vediamo un po'. Allora, parliamo un po' di dettagli. Abbiamo, ecco, infatti, 32 cm e mezzo l'altezza, quindi mi aspettavo appunto un'altezza leggermente più alta del solito, 30 punti di articolazione, qualche paio di mani rilassate, mani in posa e mani per utilizzare ovviamente la lightsaber. La spada, che ovviamente troviamo in due versioni, troviamo quella USB, infatti, con l'elsa che può essere appunto accesa tramite USB, e invece quella classica, normale, che abbiamo visto fino adesso in tutte le doll dedicate ai Jedi di Star Wars. Poi qui c'è tutta la descrizione del costume, ragazzi, che non vi sto a mostrare, e qualche altro accessorio appunto abbiamo. Qui parla degli avambracci appunto di Clone Wars, e parla di Damned Graphic Card, cioè una carta a tema per Kit Fisto, cosa che io, raga, non ho visto, non so se magari me la son persa nel riepilogo finale, ma non so, sono molto curioso di sapere di cosa si tratta, che si tratti di una card come quella che avevamo visto per esempio nella DX16 di Darth Maul, non lo so. Comunque sono molto curioso di sapere di cosa si tratta, anzi, se qualcuno di voi è informato fatemi sapere, ragazzi, perché sono molto curioso, vi ripeto. Detto questo, io sono molto contento. Adesso andiamo come al solito sul Colosso dei Nerd per vedere le ultime novità in ambito action figures e action dolls che sono acquistabili o prenotabili, anzi, questo parliamo di preordini. Abbiamo già visto la settimana scorsa il grande annuncio delle Sage Figures di Pain, per tutti gli interessati, che costa al momento 69€. E poi guardate che spettacolo, Miss Sadako di Young Toys, sempre in scala 1 a 6. Dateci un'occhiata adesso, ragazzi, non ve la apro, ma è veramente un pezzo unico, bellissimo. Ninja Gaiden, Hayabusa di Ninja Gaiden. Abbiamo visto, ecco, finalmente il prezzo colosso dei nerd dell'Armory 2.0, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, e vi invito a recuperare il video della scorsa settimana, ragazzi, perché c'è molto di cui parlare. 565€, quindi è anche abbastanza appetibile visto la quantità di pezzi. E poi, come al solito, tantissima altra roba, tra cui vi segnalo ovviamente i Biker Mice nel set completo, solo 150€ sul colosso, raga, che sono veramente, per quanti come me sono degli anni 90, sono veramente un colpo al cuore, insomma. Bene, raga, quindi
Io chiudo qui già il video perché queste sono le novità più importanti. Come vi dicevo in apertura, non è stata una settimana particolarmente ricca, particolarmente piena di contenuti. Sono molto contento comunque che sia stato annunciato Kit Fisto, perché appunto dopo qualche anno fa, quando sembrava che ci fosse il sentore che venisse annunciato, finalmente è arrivato quel momento e va ad arricchire un po' tutte le collezioni per gli amanti di Star Wars. Bisognerà ancora aspettare parecchio, perché si parla di giugno-settembre 2025, quindi raga, come al solito, i tempi Hot Toys sono questi. Contento anche per Shuri, per Black Panther, e spero appunto che queste release annunciate da Hot Toys la scorsa settimana siano veloci, ecco, nell'essere rilasciate. Quindi questo è già un segnale, hanno già rilasciato Black Panther, quindi mi auguro che, non dico una settimana, ma comunque siano abbastanza veloci nel rilasciare, ma soprattutto che annuncino qualcosa, ragazzi. Speriamo in ambito Marvel soprattutto. Detto questo, raga, fatemi sapere come al solito qui sotto nei commenti cosa pensate di quanto detto oggi. Io sarò sempre qui per qualsiasi cosa, mi trovate qui sotto nei commenti o sui social. Vi volevo dire che questa settimana la live, per motivi lavorativi, la live che di solito facciamo di lunedì, salterà, quindi ci rivedremo la prossima settimana, sempre di lunedì, scusate, con una nuova live. Poi comunque avviserò tutti per tempo, non vi preoccupate. Ancora buona domenica, buon weekend ragazzi e buon inizio settimana. Ci vediamo martedì con un nuovo video e poi giovedì con il solito unboxing. Ciao ragazzi, a presto!